Buonasera. Ben trovati ai lunedì del Chi cerca trova. Il titolo dell'esposizione di stasera è così bella cosa il ridere dall'epistolario di Giuseppe Verdi, amore di Verdi per Manzoni e Antonio Barezzi. E ce ne parla la dottoressa Mara D'Alessandro. Grazie e buon ascolto e buona visione. Grazie. Allora, buonasera, sono contenta di essere qui presente perché, e soprattutto di trattare questo argomento perché sono fin da bambina appassionatissima di Giuseppe Verdi. È un musicista che mi piace sopra qualunque altro e ha una, veramente per me ha una funzione consolatoria nei momenti di turbamento, di ansia, cioè riesce a distendermi e a rasserenarmi. Sento profondamente questa passione e quindi siccome i momenti più belli della vita per me sono quelli in cui si può trasmettere qualcosa di noi stessi agli altri, e l'orbita della nostra esistenza si tocca con quella degli altri, eccomi qui ad offrirvi un momento molto bello, delicato, questo grandissimo musicista di cui sono perdutamente presa, ecco. Allora, tutti forse conosciamo abbastanza di Giuseppe Verdi in linea generale, ma non nella linea privata. Ho scelto le lettere di Giuseppe Verdi per cercare l'uomo oltre che il musicista. Ora, noi sappiamo che Giuseppe Verdi nacque nel 1813 a Leroncole, frazione di Busseto, in provincia di Parma, che oggi si chiama, cioè dal 1963, dall'allora Presidente della Repubblica, la frazione dove è nato si chiama, non si chiama più Leroncole, ma Roncole Verdi, frazione di Busseto in provincia di Parma. Nacque nel 1813, quindi c'erano ancora i francesi al governo, c'era ancora Napoleone per quanto il suo trono fosse pencolante, e il documento, l'atto di nascita di Giuseppe Verdi fu redatto in francese per questo motivo, perché il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla era sotto la duchessa Maria Luisa d'Asburgo, che era la moglie separata di Napoleone. Comunque, Giuseppe Verdi nacque agli albori del Risorgimento e visse fino agli albori del Novecento, una lunga vita che non lo vide mai sconfitto, nonostante le gravi prostrazioni, lutti familiari per lui terribili, la morte della giovane moglie, dei due bambini, poi tutte le traversie della sua vita non facile, fino ad arrivare alla morte della sua amatissima Peppina, Giuseppina Strepponi, la sua seconda moglie, che condivise praticamente tutta la sua esistenza. E non lo vide mai in ginocchio dal punto di vista artistico. Vediamo che quando cominceranno ad aleggiare i melomani attenti all'arte di Wagner, Verdi non sarà preso dal rincrescimento per essere messo magari in secondo piano rispetto ai nuovi che stanno arrivando, si stanno formando. Verdi dirà soltanto ai suoi discepoli e anche a coloro con cui sarà consentito parlare, come la contessa Clarina Maffei, dirà che l'importante non è tanto amare un'arte nuova, fare anche il caposcuola va bene, però non si tratta di imitare chi abbiamo come caposcuola, soltanto di dare del nostro. Ecco, lui dirà: Wagner è fatto, non copiatelo. Adesso mettetevi la mano sul cuore e fate voi, attingendosi pure da Wagner, però non, lui è nemico di tutto ciò che è copia di un altro artista. Allora, per darvi un'idea breve e concisa di questa sua concezione dell'arte, mi è sembrato utile leggervi questo è un librettino semplice che viene di edizioni Lorma, è un libro che prende e coglie proprio i momenti umoristici di Giuseppe Verdi, soprattutto nei confronti del librettista Francesco Maria Piave, che fu uno dei librettisti più vicini a lui e il librettista di parecchie sue opere. Poi che dire di Manzoni e di Barezzi? Forse di Antonio Barezzi abbiamo sentito parlare un po' meno. Antonio Barezzi, basta guardare il ritratto che c'è al Salone Barezzi di Busseto per restarne affascinati. Gli occhi di quest'uomo sono come il mare. A me personalmente sembra di vedere le onde
nei suoi occhi che vanno, che si ripetono. Chi era quest'uomo? Grande uomo dal grande cuore. Fu il suocero di Giuseppe Verdi, il padre della sua prima moglie, Margherita Varezzi, da lui sposata, che ebbe da lui due bambini, che morirono entrambi, poi morì la stessa Margherita nel giro di pochi anni. Verdi si ritrovò senza la sua famiglia, a soli 26 anni. E Antonio Varezzi lo amò moltissimo fin da quando era un ragazzo, siccome aveva un negozio di rifornimenti, era un grossista di Busseto che riforniva i genitori di Giuseppe Verdi che gestivano una piccola osteria alle Roncole, quindi riforniva i Verdi. Quando vide questo bambino, che addirittura era un bambino prodigio perché suonava sotto una spinetta che gli fu regalata dal padre, ma lui ci dava talmente dentro che ruppe l'ordigno, ruppe la tastiera, i fili, per cui l'accordatore che andò a riparare questa spinetta, quando vide il fanciullo che aveva avuto 8-9 anni, non volle nulla in cambio, accordò la spinetta e disse: sono ripagato perché ho fatto qualcosa per un ragazzo che diventerà qualcuno. E Antonio Varezzi capì che nel giovane Verdi, nel piccolo Verdi, c'era della stoffa. Siccome Varezzi era anche molto amante della musica, conduceva la filarmonica di Busseto, era molto appassionato, volle prendere il ragazzo con sé. Lo fece studiare a sue spese, lo mandò a Milano a sue spese, lo sorresse in tutti i tempi della sua vita. Morì dicendo: il mio Verdi, aveva occhi solo per lui. Lo amò forse di più degli stessi figli. Grazie ad Antonio Varezzi noi abbiamo Giuseppe Verdi, perché se non fosse stato per questo suocero così amoroso, questo padre pieno d'amore per lui, lui non avrebbe potuto studiare, i suoi non ne avevano i mezzi e sarebbe rimasto un maestro di provincia a fare lo strimpellatore di provincia. Comunque la fortuna di Verdi fu data dal Varezzi ma anche dal suo genio. Volevo innanzitutto dirvi che cos'è l'arte per Giuseppe Verdi. La critica fa il suo mestiere, giudica e deve giudicare secondo norme e forme stabilite. L'artista deve scrutare del futuro, vedere nel caos nuovi mondi e se nella nuova strada vede in fondo il lumicino, non lo spaventi il buio che l'attornia. Cammini, e se qualche volta inciampa e cade, s'alzi e tiri dritto sempre. È bello qualche volta anche una caduta in un caposcuola. Ma che diavolo vado io schiccherando? Era anche un abile mangiatore Giuseppe Verdi, per quanto trattenuto, diciamo, non era un crapulone, ma uno che si intendeva delle pietanze ben cucinate, ed era anche artefice del risotto alla milanese fatto da lui splendidamente. In prime nozze sposò Margherita Varezzi, figlia dei Varezzi, da cui nacquero due bambini, Virginia Maria e Icilio Romano, morti entrambi nel primo anno e mezzo di vita. Allora si sapeva che la mortalità infantile era molto alta. La moglie morì, Margherita, dopo a pochi mesi dalla morte del secondo figlio, probabilmente anche lei contagiata dal virus dell'encefalite che aveva ucciso il piccino. Per Verdi la morte dei bambini è una cosa che lo segnerà per tutta l'esistenza. Infatti, se nell'arte di Manzoni noi non troviamo mai la figura del padre, notate, nei Promessi Sposi non compare mai un padre. Nelle opere di Manzoni la figura del padre non c'è. A parte la paternità divina, ecco, quella non la metto neanche in discussione, la paternità di padre Cristoforo, queste paternità speciali, ma la figura proprio del padre che ha un rapporto con i figli nelle opere di Manzoni non esiste. Forse perché Manzoni non conobbe mai il suo padre. Fu messo in collegio a pochi anni d'età, poi visse a lungo con la madre in quelle che erano allora le famiglie patriarcali dell'epoca. Si sposò e ebbe parecchi figli, e forse anche lui non fu un padre molto vicino ai suoi figli, Alessandro Manzoni. La cosa per Verdi è diversa.
Verdi non aveva un rapporto idilliaco col suo proprio padre, aveva un rapporto stupendo con Antonio Barezzi e un altro l'avrà con Alessandro Manzoni. Però Giuseppe Verdi è il primo musicista che introduce nell'opera italiana la figura del padre e sono figure stupende. Tutte dalle prime opere quasi fino alle ultime, perché poi nell'Otello, nel Falstaff non troviamo più, anche nella Ida non le troviamo più. Però se noi cominciamo da Nabucco, Nabucco è un padre, per arrivare al padre per eccellenza, lo splendido Rigoletto, che è un personaggio veramente poliedrico, fantastico. Verdi per Rigoletto fece di tutto, perché non so se conoscete la travagliata Genesi del Rigoletto, però ci torneremo sopra. Stavo dicendo che fu legatissimo anche ad Alessandro Manzoni, in quanto scrittore da lui apprezzatissimo, apprezzava I Promessi Sposi e aveva addirittura per Manzoni una venerazione, non osava neanche presentarselo, e poi infine si fece forza e andò. E leggiamo quando Alessandro Manzoni gli mandò una sua fotografia per mano della sua Peppina, Peppina Strepponi, e per mano della contessa Clarina Maffei, nata Carrara Spinelli, che fu intima amica di Giuseppe Verdi. Manzoni gli mandò una fotografia con una dedica. Verdi rispose: «Vi stimo e venero quanto si può stimare e venerare su questa terra, e come uomo e come cuore di questa nostra patria, sempre travagliata. Voi siete un santo, Don Alessandro». Quando poté incontrare Alessandro Manzoni, nel 1868, Verdi scriverà che gli si sarebbe posto in ginocchio davanti se non fosse stato perché adorare gli uomini non è conveniente. Una delicatezza che lui rivolse ad Alessandro Manzoni fu questa. Quando il Manzoni morì nel 1873, la sua mente si oscurava, morì a un mese dalla morte dell'ultimo figlio e la sua mente si oscurava, Verdi ne seguì l'agonia. Quando Manzoni spirò, Verdi decise di non andare al funerale del grande scrittore, perché essendo lui famosissimo all'epoca avrebbe attirato l'attenzione su di sé e quindi tolto qualcosa al suo amatissimo Manzoni. Andrà di nascosto alla tomba e inginocchiarsi in silenzio quando nessuno potrà vederlo. Però c'è anche un'altra cosa che volevo dire, che viene dalla mia visita. Io ho fatto parecchie visite a Busseto, dove c'è la villa dove Verdi visse insieme alla sua Peppina, e una villa grande con piante tutte piantate da lui, di vari generi, faceva il lambrusco, faceva tante cose. E in questa villa ci sono i quadretti che lui ha fatto degli auguri di Alessandro Manzoni. Quando Alessandro Manzoni gli mandava degli auguri per le feste o qualcosa, Verdi li metteva sotto vetro. Sono là, nella villa di Sant'Agata. Per Antonio Barezzi ebbe altrettanto amore, un amore profondissimo, che lo legò a quest'uomo per il resto della sua vita. Anche quando visse a Busseto, in convivenza con Giuseppina Strepponi, che data l'epoca era uno scandalo grande, il Barezzi difese Giuseppe Verdi, ne prese le parti e accettò la Giuseppina Strepponi come una figlia. E l'armonia fra i coniugi durò sempre, praticamente. Poi, quando Verdi ebbe la notizia che Antonio Barezzi, ormai ammalato, era grave, tornò dalla Francia dove si trovava per il Don Carlos, tornò a Busseto e fu vicino al suo secondo padre nelle ultime ore della sua vita. Barezzi, come scrive anche Giuseppina Strepponi, non staccò gli occhi da lui un momento e morì chiamandolo il mio Verdi. Si dice, ma non si sa se questa è una cosa vera o è una leggenda che abbiamo amato e che quindi abbiamo tenuto in piedi, che il Barezzi, che stava morendo affetto da una grande febbre, aveva in mente
una tormentosa aria del trovatore che lo affliggeva, il miserere del secondo, del quarto atto, quindi un canto già che parla di morte, di tristezza, e continuava a dire quel suono, quelle preci, quel suono, quelle preci, che è un brano, appunto, un passo del trovatore. Non c'era verso di calmarlo. E quando Verdi vide questo, andò di là, si sedette al suo pianoforte e suonò il Va pensiero, così lo fece morire serenamente. Ora volevo dirvi di passare a presentarvi questo libretto, dove, diviso in due parti, le prime sono alcune lettere, innanzitutto questi destinatari delle lettere, chi sono in questo libretto? Li ho scritti qui, vi dirò chi sono. Uno è Antonio Barenzi, il suo amatissimo suocero, Vincenzo Flauto, tipografo e impresario di Napoli, Vincenzo Luccardi, scultore e melomane, Clarina Maffei, la contessa Clarina Maffei, nata a Carrara Spinelli, poi separata da Andrea Maffei, che fu librettista di Verdi, e unita sentimentalmente a Carlo Tenca, uomo politico piemontese astigiano. Pietro Massini, musicista e direttore della Filarmonica di Milano, Domenico Morelli, pittore, Emilia Morosini, madre del Morosini che morì difendendo la Repubblica Romana, Francesco Maria Piave, il librettista di tutte le sue, quasi tutte le sue opere, buona parte delle sue opere, e Tito Ricordi, figlio dell'editore Ricordi. C'è da dire questo, che quando Francesco Maria Piave fu colto da un colpo apoplettico e stette 8 anni in coma, Verdi lo sostenne insieme a tutta la sua famiglia, aveva numerosa prole, era sposato con numerosa prole, Verdi lo sovvenzionò, lo aiutò economicamente, aiutò la famiglia fino a che il Piave non fu deceduto. E era un uomo da un grande cuore, quando dai modi bruschi, riservati e a volte anche un po' respingenti, sempre nervoso, sempre ammalato di mal di gola, molto depresso. Tuttavia era anche giocoso, sereno. Ed ecco qui, in alcuni momenti, quando l'umore glielo consentiva, lui stesso lo diceva, quando l'umore me lo consente sono diverso. Ma vediamo, prima di passare alle lettere a Maria Piave, che Francesco Maria Piave, che sono le più, diciamo, leggere, vediamo questa prima lettera ad Emilia Morosini, madre del giovane Morosini, che è morto nella difesa della Repubblica di Roma, la Repubblica Romana. Amabile signora, sono beato di aver ricevuto sue notizie e nello stesso tempo mortificato di essere stato da lei prevenuto. La colpa è un po' di Venezia e un po' di Maffei, il quale so che lo scrisse subito tornati. Venezia è deliziosa adesso, alla sera, ma per 2 o 3 volte non più. Qui si muore di noia, moltissima gente, talché che arrivino, ora sono costretti a ritornarsene per non trovare alloggio. Sono tutti sbandati, nessuna società alla sera e dopo cena a letto. Trovo anch'io bella questa valle, ma cos'è mai in confronto a Como, Varese, eccetera? Facciamo delle grandi asinate con alla mano il codice itinerario dedicatomi da Carolina. Non capisco cosa mi potranno fare le acque, perché Verdi si trova in questo momento a Recoaro. Credo che siano una specie di unguento malvino che non fa né bene né male. Certo non mi fa nessunissimo peso e speriamo l'utile nel futuro. Sono contentissimo del meglio stare di Carolina, una delle due figlie della Emilia Morosini, e dolente per il malessere della Peppina, altra figlia della Morosini. Non proverà ora a venire a Recoaro? Allora saremmo stati allegri, avessimo formata una piccola società e a dispetto di Recoaro ci saressimo divertiti.
partirò da Recoraro, probabilmente giovedì, eccetera, eccetera. Al Francesco Maria Piave, scusate, al cittadino Francesco Maria Piave a Venezia. Verdi scrive questa lettera. Il 21 aprile del 1848, siamo nell'epoca delle barriere, alle 5 giornate di Milano, e quindi finalmente la ribellione dei milanesi contro gli austriaci. Verdi scrive al Francesco Maria Piave, dato che si trovava a Parigi, appena seppe delle barricate tornò in Italia. Caro amico, figurati se io volevo restare a Parigi sentendo una rivoluzione a Milano. Sono di là partito immediatamente sentita la notizia, ma non ho potuto vedere che queste stupende barricate. Onore a questi prodi, onore a tutta l'Italia che in questo momento è veramente grande. L'ora è suonata, sì, neppur persuaso della sua liberazione. È il popolo che la vuole, e quando il popolo vuole, non ha il potere assoluto che le possa resistere. Potranno fare, potranno brigare finché vorranno, quali che vogliono essere a viva forza necessari, ma non riusciranno a defraudare i diritti del popolo. Sì, sì, ancora pochi anni, forse pochi mesi, e l'Italia sarà libera. Una repubblica, l'Italia repubblicana, cosa dovrebbe essere? Tu mi parli di musica, perché vedi che il Piave gli chiedeva se aveva intenzione di scrivere. Cosa ti salta in capo? Tu credi che io voglia occuparmi di note, di suoni? Non ce n'è, né ci deve essere che una musica grata alle orecchie degli italiani del 1848, la musica del cannone. Io non scriverei una nota per tutto l'oro del mondo, ne avrei un rimorso immenso consumare della carta da musica che è sì buona da far cartucce. Bravo mio Piave, bravi tutti i veneziani, bandite ogni idea municipale, doniamoci tutti una mano fraterna e l'Italia diventerà ancora la prima nazione del mondo. Tu sei guardia nazionale? Mi piace che tu non sia che soldato semplice. Che bel soldato, povero Piave, come dormi, come mangi? Io pure, se avessi potuto arruolarmi, non vorrei essere che soldato, ma ora non posso essere che tribuno ed un miserabile tribuno, perché non sono eloquente che a sbalzi. Ecco che accenna il suo malumore, che a volte più lo pace, a volte meno. Bisogna che torni in Francia per impegni e per affari. Immaginati che oltre alla seccatura di dover scrivere due opere, ho là diversi denari da esigere e tanti altri in biglietti di banca da realizzare. Si sa che all'epoca, quando scoppiarono i moti del 1848, ci fu una specie di crollo, quello che lo chiameremo crollo in borsa all'epoca, e molti nobili, fra cui Carlo Tenca, persero tutte le loro fortune. E questa cosa riguardò anche Giuseppe Verdi. Del resto succeda quel che vuole, io non mi inquieto per questo. Tu sai che razza di simpatia aveva io per loro, per i tedeschi, gli austriaci, meno male che se ne vanno, scrivo, perché tu sai che razza di simpatia avevo per loro. Addio, addio, saluta tutti. Mille cose a Venturi, mille cose a Fontana, scrivimi sempre. A Vincenzo Flauto, che invece è un impresario e che, a cui Verdi commissionò la messa in scena della sua opera Macbeth. Macbeth fu da lui musicata nel 1847, e andò in scena alla Pergola di Firenze. A quest'opera Verdi teneva moltissimo, lui teneva moltissimo a comporre opere di Shakespeare. Macbeth ne è una prova, Otello ne è un'altra. Però ce n'è un'altra che, anche non essendo tratta da Shakespeare, è stata dal grande direttore d'orchestra Carlo Maria Giulini giudicata anche questa un'opera di portata shakespeariana. E io condivido questa opinione in pieno, ed è Rigoletto. Rigoletto è tratto da un dramma di Victor Hugo, Le Roi s'amuse. Ed ecco questo padre che è giullare di corte. Verdi se ne innamorerà perdutamente. Questa sarà un'opera di portata shakespeariana, non meno che di Otello e di Macbeth. Comunque, per il Macbeth, vediamo.
Verdi viene a sapere di questa rappresentazione del Macbeth e parlerà così al flauto: mi spiace avere l'aria di fare il difficile, il prezioso, mentre io sono estremamente franco, deciso, qualche volta irascibile, selvaggio anche se volete, ma giammai né difficile né prezioso. E se sembro tale non è colpa mia, ma delle circostanze. Voi mi fate un quadro lusinghiero nella maniera con cui sarei ora accolto a Napoli, appunto per la rappresentazione del Macbeth. Ma perdonatemi, ci sarebbe mai dubbio che voi, soffrendo di nervi, andaste soggetto a visioni e vi alteraste al punto di vedere color di rosa quello che non è che nero? Certo mentirei se vi dicessi che io sono stato contento altra volta a Napoli. A Napoli è accaduta anche una sua celebre opera, una sua opera prima, Alzira, per cui Verdi non l'aveva tanto digerita, quindi il pubblico di Napoli gli stava un po' così. Però ha chiamato da questo flauto andare a presenziare alla rappresentazione del Macbeth, non è la prima, è una delle successive, non si presenterà. Ma credetemi, l'esito non è quello che mi ha disgustato, ma un'infinità di pettegolezzi che nulla aveva a che fare con un'opera. Perché farmi un carico? O perché andavo a un gran caffè? O perché ero al balcone della Tadolini? O perché avevo le scarpe color chiaro piuttosto che nere? E mille altre piccolezze, non degne certamente di un pubblico profondo, né di una gran città. Voi credete che la mia presenza possa influire sull'esito? Non credetelo. Vi ripeto quello che vi ho detto in principio, che sono un po' selvaggio. E se a Napoli hanno rimarcato tanti difetti la prima volta, sarebbe così della seconda. È vero che sono da un anno e mezzo a Parigi, ma io, convienero confessi, sono più orso di prima. Sono 6 anni che scrivo continuamente, che giro da paese in paese e non ho mai detto una parola a giornalista o ho mai pregato un amico, mai fatto la corte al ricco per avere un esito. Mai, mai, io sdegnerò sempre questi mezzi. Faccio del mio meglio le opere, ho lasciato andare le cose per il loro canale, senza mai influenzare, nella benché minima parte, l'opinione del pubblico. Scrivo a Cammarano per diverse cose sul Macbeth, assistete anche voi alle prove, e non vi rincresca a farne fare una di più. È un'opera un po' più difficile delle altre mie, ed importante per le sue scene. Vi confesso che ci tengo a quest'opera, infatti la dedicherà ad Antonio Barezzi, a preferenza delle altre mie, e mi rincrescerebbe vederla andare a precipizio. Avvertite che appartiene ad un genere che generalmente o vanno benissimo o vanno a rompicollo. Quindi è necessaria un'estrema cura nelle esecuzioni. Addio, addio, vostro affezionato Verdi. E passiamo alle lettere a Francesco Maria Piave, che sono quelle di contenuto più umoristico. Verdi qui si lascia andare, commenta con il Piave alcune cose anche semplici, non si riferisce solo a fatti relativi all'arte, alle vicende, però non so se avete notato nella lettera che ho appena letto, Verdi parla di una sua etica professionale nel fare il compositore che non è quella di accettare i favori di nessuno, quindi è una persona che lavora, mette proprio del suo nelle sue opere, anzi detta come devono essere fatte agli stessi librettisti. Si dice che per comporre il libretto del Nabucco, quando fece sostituire, mentre componeva il Nabucco, scusate, per far sostituire ad un duetto d'amore quello che è il coro degli ebrei nel Va pensiero, prese il povero librettista Temistocle Solera, che non sapeva far subito quello che voleva lui, e lo chiuse a chiave in una stanza e lo fece uscire solo dopo che ebbe composto il coro del Va pensiero come voleva lui. Quindi aveva dei modi molto persuasivi. Allora, vediamo qui nella scritta Francesco Maria Piave, che era veneziano in Piave. Scusate se c'è qualche parolina magari che non è tanto garbata, però fa parte dell'amicizia e soprattutto dell'amicizia di due uomini. Il rapporto con il Piave è così bella cosa il ridere, è proprio qui.
fu un rapporto di vera amicizia e quindi non privo di screzi e asperità, quello che Verdi intrattenne per decenni con Francesco Maria Piave, autore di ben 10 libretti, tra quelli delle sue opere più famose. Si può gustare un po' della profonda complicità che caratterizzava il fertile sodalizio artistico tra i due nella seguente lettera, infarcita di insulti scherzosi, che ci aprono spiraglio sulla vita faticosa e mobile, ma non priva di godimenti del maestro. A Francesco Maria Piave, Venezia, Milano, domenica 9 marzo 1845. Domenica o martedì o mercoledì o giovedì partirò per Venezia. Io ti scriverò sempre un giorno prima, onde tu sappia positivamente il giorno in cui sarà a Padova. Anzi, perché ti arrivi presto la lettera, farò ferma in posta. E tu, caro il mio gatto, avrai la compiacenza verso le 12 di fare una corsa alla posta, così ti calerà un po' quel ventraccio. Il Piave era bello go, bello cicciotto. Così ti calerà un po' quel ventraccio. Io mi fermerò a Padova e tu non, e se tu non vi sarai, sarai un ludro. Vuole dire un in termini spregiativo vuol dire un ludro, vuol dire otre, che si usa per intendere tanto beone quanto gran mangiatore. Sarai un pigrone perché sei un mangiatore, un beone. Chiaro che lo dice scherzosamente, ama molto questa persona, al punto che lo assisterà anche durante le sue gravi malattie. Tu sarai un ludro, un porco, scusate, un gatto, un coccodrillo, un sorcio. Fa preparare una buona cena, perché stavolta a Padova non si trova. Un buon fuoco, un buon letto e al mattino alle 8 partiremo per Venezia, onde far la prova alle 12. Di più, per giovedì mattina mi troverai due stanze. Se fossero quelle del ponte delle ostriche, benissimo. E farai da gallo mettere il cembalo buono assai. Ha capito, signor Ludro? Sperava da te un'altra lettera sulla seconda recita del Lorenzino, ma lei è un ludro. Intanto mi rallegro con te e col teatro di quest'esito. Ti ringrazio del libro. Fa che vi sia il programma della nostra opera ben disteso. Guarda che non abbia da bestemmiare, perché divento, col crescere degli anni, sempre più furente. Una volta o l'altra già t'ammazzo. Addio Giuseppe Verdi. Però è chiaro che è una lettera fatta scherzosamente, cioè non ha un significato assolutamente, come dire, calca proprio su questi accenti tipici della persona che per altri versi è molto seria, molto concentrata in sé, anche depressa. Per cui quando vive dei momenti di serenità si abbandona anche a particolari quasi fanciulleschi. A Francesco Maria Piave scriverà ancora venerdì 4 settembre 1846. Nella sua prima versione il Macbeth debutterà al Teatro La Pergola sul libretto di Francesco Maria Piave. L'opera a cui Verdi teneva moltissimo, come si evince dal testo di queste e di altre lettere, mise i due autori di fronte all'arduo compito di sintetizzare il complesso dramma shakespeariano, cui il libretto riuscirà a essere fedele, coniugando con maestria le agognate brevità e sublimità richieste dal maestro. Verdi era un amante della sinteticità. In tutto diceva che occorreva essere sintetici, perché altrimenti l'ascoltatore si stancava. Quindi voleva la sinteticità, perché aveva molte cose da dire in poco tempo. Ed effetto, secondo me, in effetti questa sinteticità è davvero un segno dell'arte, non è segno di povertà, ma è segno di abilità, è segno di concentrazione di tutto quello che si ha da dire senza fare spreco di parole. Eccoti lo schizzo del Macbeth, scrive a Piave. Questa tragedia è una delle più grandi creazioni umane. Se noi non potremo fare una gran cosa, cerchiamo di fare una cosa almeno fuori dal comune. Lo schizzo è netto, senza convenzione. Ti raccomando i versi, che essi pure siano brevi. Quanto più saremo brevi, tanto più troveremo effetto. Il solo atto primo è un po' lunghetto, ma starà a noi tenere i pezzi brevi. Nei versi ricordati bene che non vi deve essere parola inutile. Tutto deve dire qualche cosa e bisogna adoperare un linguaggio sublime
ad eccezione dei cori delle streghe. Quelle, non so se avete mai udito il Macbeth, i cori delle streghe sono abbastanza lascivi per quell'epoca, perché parleranno mentre ballano nella tregenda, allorché Macbeth, dopo aver commesso ben due omicidi, andrà a consultare le streghe, spinto dalla moglie, per sapere se è vero che, nonostante tutto il da fare che si è dato, sa ancora che i figli di Banco regneranno. Ma com'è possibile che i figli di Banco regneranno? Lui l'ha ucciso Banco, ha rincorso uno dei giovani e l'ha ferito. Com'è possibile che regneranno se le streghe gli hanno detto che non deve temere nulla? Non deve temere nulla perché nessun nato di donna gli nuocerà. Non deve temere nulla finché la foresta di Birnam non si muoverà. Non deve temere nulla, perché lui sarà il sovrano, però Banco regnerà. Tormentato da questa incongruenza, andrà a sentire queste streghe che ballano e tirano fuori anche dei discorsi abbastanza lascivi, delle parole lascive per l'epoca, però sono poeticamente, come licenze poetiche, e sono queste l'unica parte del Macbeth un pochino più diciamo grezza, si può dire, altrimenti l'opera è stupenda, nonostante tutte le gravi argomenti di cui tratta. Quale sarà poi la foresta di Birnam che si muove? Perché nessun nato di donna lo ucciderà e poi invece verrà ucciso? Verrà ucciso da Malcolm, a cui lui ha ucciso la moglie e i figlioletti. Ecco qui Verdi che ritorna, la giovane moglie e i bambini. Canterà il tenore un'opera che mette i brividi, questo brano, cantato alla paterna mano. Canta il tenore quando viene a sapere di questo giovane padre. Notate che nelle opere il padre, il giovane, è sempre interpretato dal tenore. Allora, questo giovane padre, che Malcolm, quando viene a conoscenza della strage compiuta nel suo castello, dirà che vuole uccidere con le sue mani Macbeth. E infatti, giunti presso la foresta, verso il castello di quest'uomo, quando ormai lui è preso dal rimorso, è stanco, perché comunque sa che nessuno lo rimpiangerà una volta che sarà morto, sentirà dai suoi servitori che lui, la foresta di Birnam, si muove. Come mai si muove? Appena arrivati alla foresta, Malcolm dirà a tutti di prendere delle fronde, di porsele innanzi e con quella di avanzare verso il castello coperti dalle fronde. Ed ecco che allora la foresta si muoverà davvero. E Macbeth non ha capito che dietro questa parola delle streghe c'era una cosa un po' faziosa, ecco. Un'altra cosa: nessun atto di donna ti ucciderà. Ma quando si troverà davanti Malcolm dirà: non puoi farmi nulla, perché nessun nato di donna mi potrà uccidere. Ma Malcolm gli dirà: nato non sono, strappato fui dal sen materno, nel senso che era nato con il cesareo, che all'epoca non era considerato un parto normale, quindi non è nato di donna, è nato con un intervento chirurgico, e quindi la profezia delle streghe si avvererà. Verdi teneva molto al contesto di quest'opera, anche nel banchetto, quando Macbeth vede lo spirito di Banco. Avete presente la scena quando, comunque la scena di Banco è famosissima perché se ne parla, lo spettro di Banco, lui lo vede seduto al suo posto, con i capelli sanguinanti. Perché gli scuoti le ciocche incontro? Perché gli scuoti le ciocche incontro? E chi sarà sempre a spronarlo verso il delitto, verso la moglie Lady Macbeth, che a sua volta morirà per il rimorso. È una musica bellissima quella del sonnambulismo di Lady Macbeth. Questo per dirvi che era un'opera che Verdi amava molto, e dirà: bisogna adoperare un linguaggio sublime ad eccezione dei cori delle streghe, quelli devono essere triviali ma stravaganti e originali. Quando avrai fatta tutta l'introduzione, ti prego di mandarmela, la quale è composta di piccole quattro scene e può stare in pochi versi. Una volta fatta questa introduzione, io ti lascerò tutto il tempo che vorrai, perché il carattere generale e le tinte le conosco,
come se il libretto fosse fatto. Ti raccomando, non trascurarmi questo Macbeth. Te ne prego inginocchiato, se non altro curalo per me e per la mia salute che ora è ottima, ma che diventa subito cattiva se mi fai inquietare. Breità e sublimità. Addio Giuseppe Verdi. Ed ecco qui un'altra letterina dove Verdi esprime a Francesco Maria Piave a Venezia. Quando il Piave, Verdi è allegro ed euforico, finge appena un po' di disappunto a rimbrottare con esuberanza repressiva e tono irriverente l'amico Piave per l'eccesso di generosità di un inaspettato dono di ostriche. Inviateli da Venezia, il Piave gli ha mandato queste ostriche. Ovviamente lui è felice, l'entusiasmo del maestro che rilancia, chiedendogliene altre, certo, per un appuntamento galante, ci parla di un saper vivere e vivere bene, attestato da tanta parte dell'epistolario. Milano, sabato 26 dicembre, qui Verdi è molto giovane ancora, nel 1846 è ancora molto giovane. Caro Piave, mona, non vi dico cosa vuol dire mona in veneziano, sono cose da fare con gli amici? La vera amicizia non ha bisogno di complimenti e io ero persuaso della tua anche se mi mandassi le ostriche. Hai fatto male, male, male. Nonostante, ti ringrazio. Le abbiamo mangiate con maffè ed erano buone, quantunque però perfettamente fresche. Ora sono corso in impegno di fare un regalo d'ostriche, quindi me ne devi mandare altre 100. Mandami il conto che metterai in nota, oppure ti manderò in banco tenendo. Ti raccomando, siano fresche, buone e belle, perché sono per una signora. Procura di impostarle mercoledì al più tardi. Quindi vedete il tono amichevole, ma anche sempre piuttosto tendente a dominare, no? le persone, tendente a imporre i suoi punti di vista, no? E infine, eccolo qui con Francesco Maria Piave che gli ha mandato. Maria Piave desiderava diventare direttore della messa in scena e poeta ufficiale alla Scala di Milano. Si rivolse a Verdi per chiedergli consiglio, allegando alla lettera, proprio per un buon auspicio, un amuleto, un ciondolo, così, a superstizione, proprio per un buon auspicio. Un amuleto di cui purtroppo non conosciamo la natura. Porterà fortuna almeno qualche anno dopo, perché il Piave otterrà l'ambita posizione. Caro Piave, mi hai fatto ridere davvero col tuo amuleto. Del resto questa lettera è stata un po' amuleto anche per me, perché nel riceverla, causa sempre dell'amuleto, ho riso per mezz'ora. È così bella cosa ridere quando soprattutto s'annoia come io faccio. Sono 10 o 15 o 20 giorni che ci sento sulla testa come un berretto di doge. Il doge comparirà nelle opere di Verdi, se leggo i Foscari che nel Simone Boccanegra, però Verdi parla qui probabilmente della cappa, della depressione e del malumore. Sento sulla testa come un berretto di doge, ma di ferro è così pesante che non posso né lavorare né andare a spasso né far niente. È un bel affare questo berretto. Cosa sarà? Il clima, la noia di non essere a Sant'Agata? Come devo scrivere? Come devo fare? Basta, basta, un bel mattino ne faccio una delle belle. Sì, ben grossa, perché quando io faccio le sono sempre grandi. Prova ne sia questa scrittura da Parigi. Non ti parlo degli italiani, non sono stato che due sere. Cantano così bene, così perfettamente, così meravigliosamente. Addio, Ludro mio, la Peppina ti saluta, addio. Ed ecco qui la lettera di Verdi al conte Oprandino Arriva Bene. Il conte Oprandino Arriva Bene era un nobile legato alla famiglia Gonzaga, gli Arriva Bene Gonzaga sono tuttora viventi, era un giornalista.
scrisse anche in un giornale di Cavour l'opinione e poi ne fondò uno proprio intitolato La Staffetta. Cosa diavolo ti salta in mente? E cosa diavolo dici? Scaccia tutte le melanconie e pensa a rimetterti, perché questo conto prandino gli va bene già molto avanti negli anni e gli scrive che sa che presto morirà. Poi adesso è di moda arrivare fino ai 90, ai 115, ai 130 anni, come leggevo ieri sera ad una donna a quest'età che lasciava due bambini suoi figli, uno di 85 e l'altro di 94. Bando dunque alle melanconie e rimettiti presto, che io spero di abbracciarti nella primavera ventura, quando finiti i miei lavori verrò a Roma. Io sono un po' affaticato, ma non sto male. Ho finito completamente Otello. Ora alla grazie di Dio. Coraggio, ti saluto a nome di Peppina e ti stringo con antico affetto tutte e due le mani. Allora, questo è soltanto il librettino da cui ho tirato fuori un pochino di qualcosa così, qualche immagine più domestica, però l'epistolario verdiano è sterminato. È sterminato laddove Verdi si lamenterà con la Clara Maffei per la morte di Alessandro Manzoni, vedendo oscurare la mente di questo grand'uomo. E poi anche quando la Clarina Maffei, che era legata a Carlo Tenca, ripeto, politico, torinese, astigiano, che viveva qui a Torino, poi si trasferì a Roma e fu affetto da una rara malattia, una grave malattia che lo condusse via in qualche anno. La Clarina Maffei, che era molto legata a quest'uomo, era terribilmente abbattuta, terribilmente infelice e Verdi le dirà che non le dirà la parola coraggio, perché il coraggio, dire coraggio a una persona che soffre in questo modo è come dirle non pensarci, stai tranquillo. E siccome lui aveva ricevuto questo tipo di conforto quando aveva perso i due bambini e la moglie, dice: so bene quanto questa parola non serva, anzi, in cuor mio mi farà arrabbiare, mi fa arrabbiare, perché la forza dovrai trovarla in te stesso e in fondo al tuo cuore e nella tua mente salda, cioè dovrai trovarla come persona che non si circonda sempre solo della parola degli altri, dovrai trovare la forza in te stesso. Quindi questo atteggiarsi anche così affettuoso verso la Clara Maffei è indice di un cuore grande, di un cuore anche benevolo verso tutti coloro che erano bisognosi. Fondò l'ospedale di Villanova sull'Arda, fondò la casa di riposo per musicisti, dove è sepolto lui a Milano, nella casa di riposo per musicisti da lui fondata, che si intitola a suo nome. Giuseppe Verdi lasciò detto che non voleva essere sepolto con grandi onori. Quando stava ormai, era verso la fine, fu colto, come saprete, da un ictus mentre si trovava all'Hotel de Milan, a Milano appunto nel gennaio del 901. Fu colto da un ictus, l'agonia durò 6 giorni. Spirò nella notte sul 27 gennaio del 901 e fu Arrigo Boito, librettista dell'Otello, che lo compose per il suo ultimo viaggio. E questo è molto commovente. Quando Milano seppe della gravità delle condizioni del suo compositore, andò a sedersi tutta la gente di Milano, pressappoco tutta, attorno all'albergo dove stava morendo. Misero la paglia per terra, deviarono le vie, il traffico, le carrozze e i cavalli avevano gli strofinacci attorno agli zoccoli per non disturbare il gran morente, così lo chiamavano. Ma consentitemi di dirvi una cosa su quest'opera, Rigoletto, che è un'opera per me particolare anche perché era la preferita di mio padre. Ed è l'opera che rappresenta di più la figura del padre. Quando Rigoletto, Verdi vide il soggetto del Rigoletto, la Rivalsa Muse di Vittor Hugo, decise di comporlo. Sulle prime si chiamava Triboletto, vuol dire tribolato, perché è un buffone di corte che ne combina di cotte e di crude, anche delle cattiverie, però sa
anche un altro aspetto che non è quello, è da tutti deriso, è da tutti maltrattato, da tutti trattato come un trastullo e basta, un giocattolo rotto e basta. Però lui ha un dono prezioso, ha una figlia che tiene chiusa in una casa a Verona. Non la lascia uscire, la tiene proprio custodita, secondo il costume delle ragazze nel Cinquecento. E quando Verdi seppe di questo personaggio, se ne innamorò, perché è un personaggio che è padre, ma in certi momenti è anche crudele coi cortigiani. È uomo e nello stesso tempo è come un fanciullo quando culla la figlia come una bimba. È un personaggio poliedrico che ha tante sfaccettature. Questo non poteva che colpire Giuseppe Verdi. Quando mise in scena quest'opera, ne presentò la scenografia alla Fenice di Venezia, la censura veneziana non voleva accettarlo, perché, non so se lo conoscete, Rigoletto è gobbo, quindi non si era mai visto un gobbo sulla scena, era un'oscenità, assolutamente non si presenta. La figlia muore in questa osteria dove viene cantato uno dei più bei quartetti, Bella figlia dell'amore. Lo stesso Victor Hugo disse che non era stato capace di far parlare quattro personaggi tutti insieme. Comunque, questo sacco che viene tirato fuori dall'osteria viene consegnato a Rigoletto, gioioso della vendetta, di essersi vendicato del duca che ha sedotto la figlia, e invece nel sacco troverà la figlia che si è lasciata uccidere per amore. È qualcosa che per Verdi aveva un'importanza fondamentale. Difatti disse: se mi togliete il sacco, se mi togliete la gobba, non compongo più, perché a me piace questo personaggio gobbo, difforme, sgradevole, ma internamente appassionato e pieno d'amore. E con questo ho finito. Dite, se avete qualcosa da dire, sono qui. Sentire qualcosa, perché non l'ho mai sentito. Chi? Li conosco voi? Quasi tutte, ma Marco è... Marco, no? È bellissimo. Non sapete cosa vi perdete. Andrò a cercarlo. No, io ho chiesto nel centenario della morte, nel 2001, e nei 100 anni della morte, ho avuto da Hobby e Work una ditta di Milano molto buona, che promette, ma vale veramente le promesse che dà. Ho avuto la collezione di tutte le opere in CD, da Oberto Conte di San Bonifacio, la sua prima opera, all'ultimo Falstaff, compresi i pezzi sacri, il quartetto per archi, la Vevalia su scala enigmatica, lo Stabat Mater, i quattro pezzi sacri, la messa da Requiem per Alessandro Manzoni e altri pezzi. E ho avuto tutta la collezione per il prezzo di 280 euro, quindi una cosa, data la bellezza e la varietà, con tutti i libretti, le foderine per ogni copertura dei CD, tutto consegnato puntualmente, c'erano dei dischi difettosi, li hanno rimediati subito, e devo dire che è una ditta molto ma molto valida, Hobby e Work di Milano, vicino Milano. Manda, si occupa anche di libri, di varie cose, ecco. Io, per avere l'epistolario di Verdi, adesso questa sera vi ho presentato questo perché è semplicino, è più alla portata di un discorso fra noi, così domestico. Ho voluto rendere più domestica questa seduta piuttosto che non parlare di Verdi in termini più aulici, però ci sarebbe tanto altro da dire, veramente tanto altro da dire. Oltre a questo, ho questo libro anche, Autobiografia dalle lettere, da cui si vede il personaggio Verdi dalle sue lettere, e poi c'è un volume che mi è arrivato da Roma, Vallecchi Editore, Quartetto Italiano, Quartetto Ottocentesco, quindi lettere di Verdi, di Giuseppina Strepponi, che tra l'altro amava essere chiamata la signora Verdi sopra ogni cosa, quando riuscì a sposare Verdi. Lei, che aveva avuto un passato piuttosto burrascoso a quell'epoca, aveva avuto tre figli da uomini sposati, era abbastanza pesante per una donna.
Verdi la prese con sé, la sposò, non ebbero figli, ma adottarono una loro cugina nipote che poi divenne discendenti, adottarono il nome di Carrara, unirono il nome di Verdi ai Carrara e sono tuttora discendenti di Giuseppe Verdi. La Strepponi rimpianse sempre di non essere pura per il suo Verdi. E quando sono stata a Milano e ho visto la tomba che è sepolta vicino al suo Verdi, sotto la cripta della cappella c'è questa lapide per terra con scritto semplicemente Giuseppe Verdi, data di nascita e di morte. E la lapide di Giuseppina Strepponi c'è scritto Giuseppina Verdi Strepponi. Lei ci teneva tanto a diventare la signora Verdi, e perché voleva essere degna di lui, si sentiva come riscattata. E dietro le tombe ci sono le ghirlande mandate dalla Russia e un verso di Carducci, pianse ed amò per tutti. E questo è quanto di bello commovente ho potuto vedere in questa tomba, in questa che sembra una camerina normale, una cosa semplicissima. E bisogna ancora dire questo, che quando Verdi morì nel gennaio del 1901 si era spenta anche la regina Vittoria, qualche giorno prima di lui. La regina Vittoria, ricorderete che ha avuto un lungo regno, 60 anni di regno, ha segnato un'epoca, e è morta il 22 di gennaio, Verdi morirà il 27. I sovrani venivano tenuti anche 7-8 giorni in esposizione e poi sepolti. Quando seppellirono la regina Vittoria, il mondo era distratto dalla morte di Giuseppe Verdi. Per questo c'è anche un'altra cosa bellissima che voglio dirvi e poi vi lascio, vi ringrazio della pazienza, e che Verdi ha questa domesticità che qui viene presentata dall'autore, viene presentata da chi ha curato l'edizione, quando parla l'icona di Verdi, almeno per i non melomani, non si sottrae a questa severa deformazione, cioè gli uomini dell'Ottocento, specie quelli del Risorgimento, sono rappresentati con le basette lunghe, ieratici, uomini di un altro tempo, uomini che non si riusciranno mai a imitare, mentre Giuseppe Verdi è sempre al nostro fianco. Lui stesso diceva, può darsi che domani mattina mi sveglierò milionario, e dice lo curatore, chissà cosa quanto avrebbe riso se avesse saputo che un giorno la sua immagine sarebbe andata sulle 1000 lire. E dice, questo parla di Verdi, quando componeva il Nabucco, tutti coloro che stavano, dal falegname, l'apprendista, quello che tirava sulle tende, quello che montava le scene, tutti cantavano insieme ai cantanti che provavano l'opera. Ma che cosa canti? Non senti, è l'opera di Verdi. Quindi è come se fosse, e per me lo è, un personaggio che cammina con noi. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Mara Alessandro. Devo dire che traspare molto il suo amore verso il trasporto, questa è una cosa assolutamente molto molto sentita. E vi ricordo il prossimo appuntamento, che è giovedì prossimo 21, un Vangelo paradossale, commento di alcune parabole difficili a cura del professor Don Paolo Squizzato. Grazie mille, grazie. E buona serata. Grazie. Per stoppare se è proprio. Sì, buono.